Lavoro, Furlana Renzi, patto sociale con forze responsabili. Igea, lavoratori senza stipendio, Femca, azienda latita. Vertenze, Teatro dell'Opera di Roma, Fistel, si torni al tavolo. Bentornati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Al centro della giornata economico-sindacale, l'appello del segretario della CISL, Anna Maria Furlan, al Presidente del Consiglio di lavorare insieme con le forze sane e responsabili del Paese per un patto sociale capace di rilanciare l'economia italiana e scongiurare una nuova stagione di scontro e conflitto senza sbocchi. Un appello, quello della Furlan, che assume ancora più significato dopo gli scontri di Roma e Brescia tra i manifestanti e le forze dell'ordine, affinché le crisi industriali, ha detto Furlan, non siano strumentalizzate dalla politica, come ha ribadito dal canto suo il segretario del SIULP Felice Romano a Mattina CISL. Ma sentiamo subito i commenti alle notizie in sommario, a partire dal giudizio del SIULP sugli scontri a Roma tra forze di polizia e lavoratori dell'Aste di Terni. Il clima di diatriba o di contestazione interno a qualche partito sta rischiando di scaricarsi sulle tensioni sociali, con il rischio di una deriva i cui contorni e i cui sbocchi poi sono veramente difficili da in una qualche maniera immaginare e poter arginare. Ecco perché, come SIULP, e ho piacere che anche lo stesso Ministro ha ripreso questa nostra posizione, noi abbiamo invocato un tavolo comune tecnico, come abbiamo fatto con i rappresentanti degli studenti quando ci furono gli scontri anche con gli studenti, dove i sindacati dei poliziotti, dei lavoratori, ma anche rappresentanti della politica e delle istituzioni, si siedano perché a tutti sia chiaro, in piazza non ci sono nemici, ci sono lavoratori, ognuno che deve fare la propria parte per garantire a chi sta perdendo il posto di lavoro che questo non accade e lo deve fare in un clima di serenità e di rispetto delle regole reciproche. La situazione è già, la riunione che era convocata per oggi è stata rinviata nei prossimi giorni. Comunque la situazione continua ad essere molto pesante, i lavoratori continuano ad avere 5 stipendi in arretrato, siamo in attesa della modifica che la Giunta regionale dovrebbe fare rispetto alle risorse da recuperare dall'agenzia proposta dalla Giunta Cappellacci. Ancora su questo non sappiamo niente, perché lì ci sono delle risorse per pagare gli arretrati retributivi. Per la prospettiva si tratta di capire che meccanismi vogliono mettere in piedi con i comuni che sono titolari delle convenzioni per la gestione dei lavori che fa IGEA. Per il resto è chiaro che quando si sta 5 mesi senza retribuzioni non si capisce bene quale possa essere la prospettiva. Il nervosismo all'interno della gente, dei lavoratori, che tutto il problema sociale che si sta ripercuotendo in quel territorio è gravissimo. Proprio in questo momento siamo ancora in corso del confronto per quanto riguarda la vertenza sul Teatro dell'Opera di Roma. Diciamo che tutti stiamo esprimendo la volontà, la ripetiamo ormai da tre riunioni, di togliere la procedura, a bocce ferme di ripartire con una trattativa, fermo restando che come CISL, comunque, visto che la procedura della 223 è di 75 giorni, 20 già sono passati, comunque noi all'interno di questa procedura vogliamo intavolare un confronto, una trattativa relativamente a un aumento della produttività, una razionalizzazione dei costi per quanto riguarda sia il coro e l'orchestra, ma anche di altre note di spesa, e fare anche un accordo su un protocollo di relazioni sindacali atto proprio ad evitare scioperi selvaggi. La nostra preoccupazione è che i giorni passano, qui si fa melina e non vorremmo arrivare al 75° giorno che o si procede con i licenziamenti oppure si deve trovare un accordo con un coltello puntato alla gola, insomma, ecco. È tutto per questa edizione, vi ricordiamo l'appuntamento con Il Punto, la rubrica economica a cura di Rodolfo Ricci. Grazie a tutti per averci seguito.